Allora, per rappresentare graficamente un numero razionale assoluto, che cosa bisogna fare? Dobbiamo rappresentare l'immagine di questo numero su una retta orientata, ok? Vi ricordate quando facevamo la rappresentazione dei numeri naturali sulla retta? Cosa saltava fuori? Beh, voi prendevate una unità di misura, un quadretto, due quadretti, quello che volevate, partendo dallo zero, ripetendo la stessa unità di misura, si aveva l'1, 2, 3 e così via. La domanda è, posso fare la stessa cosa con i numeri razionali assoluti, con le frazioni? La risposta naturalmente è sì. Cosa devo fare per rappresentare un numero razionale assoluto su una retta? Allora, prima di tutto devo scegliere una opportuna unità di misura, cioè quanti quadretti ci sono tra lo 0 e l'1. Eccola qua, questa è l'unità di misura, questa è una unità, cioè lo spazio che c'è tra 0 e 1, che non necessariamente, anzi quasi mai, sarà un quadretto. Chiaro? Poi divido l'unità di misura U che ho preso in tante parti quante ne indica il denominatore. Ora, attenzione, sembra difficile, ma in realtà non è molto difficile. Siccome devo dividere l'unità di misura U che ho deciso nel punto 1 in tante parti quante me ne indica il denominatore della frazione, è logico che converrà prendere l'unità di misura U costituita da tanti quadretti in modo tale che possa dividere tranquillamente questa unità per il denominatore. Cioè, facciamo un esempio, 7 noni, ok? Che cosa faccio con 7 noni? Beh, devo prendere prima di tutto l'unità di misura. Siccome questa unità di misura, U, cioè la distanza tra lo 0 e l'1, dovrà essere suddivisa in tante parti quante me ne indica il denominatore, 9, cosa conviene fare? Conviene prendere una unità di misura costituita da 9 quadretti, chiaro? In modo tale che poi quando la divido per 9 ottengo ogni quadretto è uguale a una piccola parte. Cioè, quindi, allora, scelgo una opportuna unità di misura, divido l'unità di misura U in tante parti quante me ne indica il denominatore, qui il denominatore è 9, che cosa faccio? U, l'unità di misura, è fatta da 9 quadretti. Quindi faccio una linea, conto 9 quadretti e qui avrò il numero 1, vedete? 1. Un quadretto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Poi altri 9 quadretti, 1, 2, 3, 2. Altri 9 quadretti, 3. Divido l'unità di misura U, questa, vedete, i 9 quadretti, in tante parti quante me ne indica l'unità, quante me ne indica il denominatore. Quindi divido U in 9 parti, una di queste parti, ognuna di queste parti, è l'unità frazionaria, cioè un nono. Vedete? Quante me ne indica il denominatore, trovo quindi l'unità frazionaria. Poi, 3, prendo, partendo dallo 0, tante unità frazionarie, quante me ne indica il numeratore. Allora, io ho diviso per 9 tutte le unità, vedete, tra 0 e 1, tra 1 e 2. Questa è l'unità frazionaria. Questo qua piccolino, un quadretto, in questo caso rappresenta un nono. Quanti ne devo prendere? Quanti me ne indica, partendo dallo 0, quanti me ne indica il numeratore? 7, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eccolo qua. Un nono, due noni, tre noni, quattro noni, cinque noni, sei noni, sette noni. Il punto determinato si chiama immagine della frazione o del numero razionale assoluto di partenza, di quello che è appunto di 7 noni, sulla retta orientata. Questa è l'immagine di 7 noni. Facciamo un altro esempio. 32 decimi. Prima di andare avanti e di prendere con l'algoritmo, cosa devo fare? Prima di tutto devo semplificare la frazione. Regola assoluta. Semplificare sempre le frazioni. Sempre. 32 decimi la posso semplificare in 16 quinti. Cosa faccio? Devo trovare l'unità di misura adeguata. Qual è l'unità di misura adeguata? 5 quadretti, vedete? Tanto devo dividere per 5, quindi 5 quadretti. Eccolo qua. Una unità è uguale a 5 quadretti. Che cosa faccio? Faccio una bella retta. Faccio 1, 2, 3, 5 quadretti, 1. Altri 5 quadretti, 2. Altri 5 quadretti, 3. E così via. Ho trovato quindi l'unità frazionaria, che è questo pezzettino qua. Questo è un quinto. Quanto
quante ne devo prendere? Quante me ne indica il numeratore? 16. Quindi 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E ne abbiamo presi 15. 16 quinti. Eccola qua l'immagine di 16 quinti. Quindi vedete, devo seguire, questa è l'immagine, che devo seguire pedissequamente questo algoritmo.